Ti sarai sicuramente chiesto più volte perché ti senti così solo in questa fase della tua vita. Hai chiuso i rapporti con tanti dei tuoi amici di vecchia data e nemmeno la relazione coi tuoi parenti sembra essere più la stessa. Ed il motivo non è che ora non vuoi più bene a queste persone o ti stanno antipatiche. È quasi come se non desiderassi veramente stare in contatto con nessuno. Quando sei con qualcuno provi un insieme di emozioni molto strane e ti senti completamente disorientato. Tutto sembra totalmente fuori posto e l'unica cosa a cui pensi è quella di tornare finalmente a casa per rimanere solo. Se questa situazione ti suona familiare, non c'è nulla di sbagliato in te, ma stai semplicemente attraversando una fase di vita di maturità e la solitudine spirituale è una componente inevitabile di questo viaggio. Stare da soli richiede un immenso coraggio ed è per questo che così poche persone nel corso della vita riescono a crescere. Non sono in grado di scavare in profondità del loro spirito e parlare con se stesse. Sentono costantemente il bisogno di scappare dalla propria realtà ed evitare di entrare in contatto con tutto ciò di cui hanno bisogno per trovare pace, il loro io interiore. Questo è un viaggio solitario, ma essenziale. Quando vi avvicinate al vostro io più profondo, il vostro comportamento verso gli altri subisce una trasformazione radicale. Diventate più amorevoli, compassionevoli, calmi e amichevoli. I tratti negativi come l'avidità, la rabbia, la gelosia e la possessività si spengono. Diventate puri, reali e consapevoli e non riuscite più a passare del tempo con persone che non stanno affrontando questa profonda crescita. È come lo sbocciare di un fiore. Quando si raggiunge il centro del proprio essere, si raggiunge la conoscenza che vale la pena sperimentare in questa vita. Ci si avvicina alla verità e si entra in contatto con qualcosa di più grande. Il Sé Supremo è il nome di questo nucleo più intimo e rappresenta il Sé senza l'ego. L'ego scompare. L'invidia, la cattiveria, l'avidità non sono più presenti dentro di te. Ora sei guidato dalla tua anima e sei libero dal male. Questo è il significato di Sé Supremo, sperimentare il proprio essere in un'entità più grande. Le credenze delle idee che hai fin da bambino in realtà non sono tue, ma ti sono state preimpostate dalla società, dagli amici, dalla famiglia, ed hanno influenzato il tuo modo di pensare senza che tu abbia potuto averne controllo. L'isolamento ti permette di prendere coscienza di questo e ti dà la possibilità di iniziare a creare il tuo pensiero razionale senza alcun tipo di filtro imposto nella tua mente. Sei in grado di rielaborare in maniera lucida le informazioni che assorbi quotidianamente e comprendere se possono essere utili per la tua vita. La maggior parte delle persone nascono e muoiono senza sviluppare una propria personalità. È come se non fossero mai esistite. Trascorrono la loro preziosa vita seguendo quello che gli viene detto di fare, senza mai porsi delle domande. Questa è la più grande tragedia dell'umanità, ma le persone non se ne rendono conto. Tu sei un creatore ed hai la possibilità di vivere una vita magnifica, stando alle tue regole. Questo è il potere dell'isolamento spirituale. Stai riuscendo a guardare dentro di te per capire cosa accade. Stai lottando da solo contro i tuoi problemi e sei costretto a risolverli. Può essere molto difficile e doloroso accettare questa situazione e cambiare i tuoi schemi di pensiero, ma l'universo ha scelto te e ti ha dato l'opportunità di passare attraverso questa preziosa fase per capire chi sei e creare la vita che vuoi. Il cambiamento è necessario per diventare la persona che sogni ed una vita nuova richiede un nuovo ambiente, nuove convinzioni, nuovi modi di pensare e nuovi modi di percepire il mondo. Questi cambiamenti possono essere scomodi,
ma ti stanno silenziosamente portando alla migliore versione di te stesso.